Qui Andrea Cuomo, Radio Vostok, in collegamento con Patrizia Cecconi, presidente dell'associazione Oltre il Mare, in diretta da Gaza. Ciao Patrizia. Ciao Andrea, eccoci qua. Allora, Allora, intanto ti Patrizia. dico che per fortuna il tempo comincia a migliorare. Fa ancora piuttosto freddo, ma poi oggi tutto sommato neanche un freddo particolarmente intenso, un freddo da inverno. Però per fortuna la situazione di allagamenti e di fango sta rientrando e quindi già questa insomma è una cosa che ci piace. Poi ti voglio raccontare di una giornata passata andando a vedere il mercato di Jabalia. Perché proprio Jabalia? Perché Jabalia è il luogo, il villaggio, la cittadina che diede i natali alla prima intifada. E siccome molti non se lo ricordano, la prima intifada nacque qui. Dopo che erano stati uccisi dei contadini, forse per un incidente, ma sai, gli incidenti un po' strani quando un camion o un pullman è guidato da un colono, non è difficile che siano incidenti. Comunque, insomma, questi contadini erano stati uccisi in un incidente, era un certo numero, mentre andavano a portare le loro verdure al mercato. E così volevo andare un po' a vedere questa situazione oggi a distanza di tanti anni. Poi manderò le foto, non le ho potute ancora scaricare perché sono tornata a casa poco fa. E praticamente il mercato di Jabalia è ricco di carretti con asini che portano verdure e la gente che va a comprarle. E è interessante una certa contraddizione tra i cartelli stradali che invitano ad acquistare smalti particolari di tipo molto molto occidentale e poi questo tuffo in qualche modo nel passato di carrettini guidati da somarelli. E comunque niente, mi sono fatta il giro del mercato, ho acquistato anche un certo tipo di frutta perché qui a Gaza, come sai, mi pare che ne abbiamo parlato altre volte, la frutta è molto buona. Purtroppo non tutta la frutta di Gaza è di Gaza, nel senso che in alcuni negozi, non nel mercato di Jabalia, ma in alcuni negozi si trova purtroppo la frutta israeliana, quella che Israele impone che venga acquistata, così appunto si sostiene anche la sua economia. E dopo questo giro al mercato, provando a parlicchiare un po', o comunque a cogliere un po' gli umori della situazione, della gente nella situazione, e sono stata invitata a pranzo da quella che poi in realtà è una mia studentessa, ma che è anche la ex direttrice della Terra dei Bambini, cioè l'asilo di Vento di Terra, e che sarà nuovamente la direttrice perché ricordiamoci che Vento di Terra, la Terra dei Bambini, la farà rinascere. E lei ha una casa molto, molto, chiamiamola semplice, ma in realtà, secondo i nostri canoni, molto 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 povera. E è un villaggio beduino, è un monastero, e abbiamo mangiato le cose meravigliose, tra cui il pesce appena pescato, perché Gaza, non ci scordiamo che sta sul mare. E la cosa sempre che colpisce in questi casi è che accanto a questa povertà ci stanno un numero altissimo di solito di figli, molti dei quali sono laureati. Infatti una delle sorelle di questa ragazza è medico radiologo, un'altra è laureata in economia e così via. E questa è una cosa alla quale ci tengo tanto, perché ricordiamoci che i palestinesi non sono dei pezzenti, come qualcuno vuole presentarceli, anche se vivono in condizioni molto povere. La stessa situazione l'avrei ritrovata nel primo pomeriggio nel campo profughi di Jabalia, perché Jabalia è Jabalia, città, villaggio, cittadina, insomma, e Jabalia campo profughi. E campo profughi significa appunto che lì ci sono i palestinesi che sono stati cacciati dalle loro terre e che sono profughi in casa loro, perché comunque è Palestina, ma non è la parte nella quale abitavano e dalla quale sono stati cacciati. E in questo campo profughi sono andata a trovare una famiglia e lì sono rimasta impressionata per la verità, perché conosco altri membri di questa famiglia che vivono in altre parti del mondo, qualcuno
qualcuno vive negli Stati Uniti, qualcuno vive a Londra, e qualcuno vive in Giordania, qualcuno vive in Palestina. Ecco, quello che mi ha impressionato di questa casa in questo campo profughi era la estrema povertà e il rumore pazzesco del motore di un piccolo gruppo elettrogeno, per cui se vogliono avere elettricità devono stare con questo tormento per tutto il tempo finché poi non gli finisce il gasolio per il gruppo elettrogeno. Ma la cosa più bella, perché questa non è bella, è quella che anche in questa estrema povertà tutti i figli di questa famiglia sono laureati. La ragazza che abbiamo incontrato là era laureata in farmacia e gli altri sono laureati in varie altre discipline. Questo non significa che poi trovano un lavoro adeguato, ma questo non lo troviamo neanche noi in Italia, quindi figuriamoci in una situazione come quella di Gaza. Però sempre per dire che c'è una grandissima attenzione a tutto quello che è cultura, scienza e sapere. Poi è un'altra cosa che magari non è molto bella a dirsi, ma siccome amo la verità va detta, e il campo profughi ha queste situazioni dove c'è uno stanzone mezzo aperto e mezzo chiuso, dove ti portano un po' di sedie di plastica per farti sedere, perché per dignità non ti fanno entrare, tu vedi appena quel che c'è in un'altra stanza in casa in cui si fa di tutto, no? Dalla cucina alla camera da letto, eccetera. E accanto a questo ci sono anche le ville. Sto parlando del campo profughi, perché sempre per la serie dei proverbi, no? Tutto il mondo è paese, anche in situazioni come queste abbiamo dei politici profughi, per carità, rifugiati, dei politici che hanno comunque la loro villa. Bisogna riconoscere, che comunque restano nel campo profughi perché non vogliono perdere il diritto al ritorno. Però ci stanno con la villa, che è cosa diversa dallo starci in condizioni come quelle che così in modo molto veloce ti stavo descrivendo. È un fatto, è un fatto. I santi non stanno da nessuna parte. E poi, cosa dire, rispetto alla giornata di oggi, che sono andata a visitare, non è molto carina questa cosa perché sembra il turismo delle macerie e della tragedia, però dovevo farlo. Perché una testimonianza indiretta secondo me comunque serve. Sono andata a visitare i luoghi in cui i bombardamenti dell'esercito più morale del mondo si sono scatenati al massimo, vale a dire Shijiazhia, che ho imparato oggi che si chiama Shijiazhia, dall'Italia la chiamavo Shujaia, e non so se ricordi quello che fecero nel 2014, quindi un anno e mezzo fa, i militari, l'aeronautica israeliana. Con questo quartiere, noi la potremmo chiamare una frazione, a est di Gaza, cioè devastarono tutto il devastabile e i segni si vedono, e si vedono pesantemente, anche se stanno iniziando a ricostruire laddove possono, laddove sono arrivati un minimo di aiuti e altrove invece no. E comunque in alcuni posti, non soltanto a Shajaia, ma anche nella zona vicina, comunque, sempre diciamo arrivando da Umm Nasser verso Gaza, in tutte le zone prese di mira in modo particolarmente pesante, la cosa impressionante è vedere che ci sono le rovine dell'aggressione detta piombo fuso del 2008-2009. E sopra quelle rovine, le rovine dell'aggressione del 2014, di margine protettivo. Cioè, non hanno fatto in tempo a sistemare le prime, che sono arrivate le seconde. Comunque, vabbè, stanno tentando di fare qualcosa. E sono andata a vedere quello che era un villaggio che non c'è più e che ora sono soltanto container, case roulotte. Messe lì dall'UNICEF, credo, o comunque da qualche altra così, istituzione internazionale. Sicuramente con molti di questi container sono stati approntati dall'UNRWA, che è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati politici palestinesi, e vivono in questi container. Quando riusciranno a riavere una casa non si sa, e comunque insomma. In qualche modo li possiamo quasi quasi definire fortunati perché c'è qualcuno che non ha neanche il container. E
E una cosa che sembra quasi uno schiaffo in faccia così agli abitanti di questo angolo di mondo è un bel parco dell'UNICEF. Sembrava strano che fosse così lindo, pareva che ci avessero quasi quasi passato la cera, no? E poi abbiamo scoperto perché, nel senso che l'UNICEF lo tiene chiuso, lo apre ai bambini il giorno in cui decide di fare una festa, ma non è un parco pubblico per bambini. Così, sai, quella cosa, guardare e non toccare è una cosa da crepare, e questo probabilmente è quello che capita ai bimbi quando passano lì e vedono questi giochi che però non possono utilizzare. Ma vabbè, sono cose che capitano, no? Quindi capitano tante di questo tipo. E diciamo che ecco, la mia giornata oggi, per la verità sono stanchissima, Andrea, e quindi magari non riesco a raccontare un po' tutto. Tutto. Comunque la mia giornata oggi è stata un po' di incontri di questo tipo in una buona parte delle zone che sono state particolarmente martoriate. E tornando verso Gaza abbiamo incontrato un grosso, fortissimo numero di persone che stavano facendo, abbiamo chiesto, e praticamente erano, ma parliamo di migliaia, erano persone andate a rendere omaggio ai 7 lavoratori, credo fossero miliziani di Hamas, se non ricordo male, ai 7 lavoratori che sono morti per il crollo di un tunnel. E a proposito di questo vorrei dire che loro stavano lavorando normalmente a un tunnel, e vorrei dire che mi è arrivata la notizia che Rai News 24 avrebbe, dico avrebbe perché non l'ho sentita io da qua, mi è arrivata così per rimbalzo, avrebbe dato la notizia dicendo sono morti mentre ristrutturavano un tunnel destinato ai terroristi. Ecco, questo termine veramente è vero che tanto ormai è inflazionato, ma questo termine rispetto ai palestinesi credo che sia veramente il caso di considerarlo una delle più grosse, intanto, sciocchezze, e poi, come dire, linguaggio assolutamente filosionista, perché i tunnel servono per mangiare. E comunque se dai tunnel passano dei miliziani armati, non ci scordiamo che passano dai tunnel perché Gaza è sotto assedio, quindi il criminale è colui che assedia e non colui che è assediato. Questo vorrei metterlo sempre in chiaro, e metto in chiaro insieme a questo anche il fatto che io non sono assolutamente una simpatizzante di Hamas, ma questo non significa che non riconosca che Hamas rappresenta comunque una forma di resistenza a chi ha l'assediante. L'assediante è un criminale e si chiama Israele. Comunque c'era questo funerale molto sentito con appunto migliaia di persone che erano andate a omaggiare i 7 operai morti in questo incidente. E la mia giornata è finita veramente con una riunione fatta con una delle mie associazioni per organizzare un incontro che si terrà, una, no, un incontro, perdonami, un concerto, sono veramente stanca, scusami, un concerto che si terrà a Roma tra non molti giorni per portare avanti un progetto di aiuto all'agricoltura qui a Gaza. E la mia giornata si è chiusa intorno alle 10, e siccome sto sveglia dalle 5 di questa mattina, chiedo venia a tutti quanti se per caso ho usato qualche forma, che so, grammaticalmente scorretta, o se la mia voce dichiara la mia stanchezza, o se ho detto qualche sciocchezza. Qualche sciocchezza posso averla detta, ma nessuna bugia, tutta, assolutamente tutta verità. Ok? Ok, Patrizio, e poi soprattutto per quanto riguarda le sciocchezze, non credo che tu ne abbia cacciate in nessuna maniera. Voglio battere sul fatto che qui in Italia anche arrivano prodotti di frutta, soprattutto anche frutta di Sì? Israele, e che sono state anche frutto di una bella azione di boicottaggio quando sono state colorate all'interno di liquido blu innocuo. E soprattutto è da approfondire ed è da ragionare su, anche proprio eticamente, sulla posizione di assediato ed assediante, e va ribadito che quei tunnel sono utilizzati
per mangiare, trasportare anche quando sono più buoni, lo dicono nei telegiornali, cemento per ricostruire, cosa che non è semplice, non viene fatta fare, giusto? Certo. È Sì. che il E termine poi, terrorista. sempre per essere assolutamente schietti, se servissero anche per importare armi, queste armi contro chi vengono usate? Contro l'assediante? Diciamocelo francamente, no? Non facciamo i buoni per forza. Tra l'altro, di quali armi nel caso in cui venissero usati per questo, di quali armi stiamo parlando? E di quali armi si può parlare parlando di Israele, che ha 137 testate nucleari belle montate e che usa le armi di distruzione di massa e per questo non ha nessuna sanzione dal mondo che dovrebbe invece, come dire, rivoltarsi contro questo Stato? Ecco, quindi anche se fossero per importare armi, cosa che a me non farebbe piacere, ma avrebbe la sua giustificazione. Sì, come un gesto, ben vengano anche le critiche a questa parola partigiano, ecco, non condividendo comunque partigiano rispetto ad un assedio, tremendo. Certo. E comunque guarda, per quanto l'assedio sia tremendo, poi vedrai le foto, stavolta ci metterò pure qualche foto di bambino, perché alcuni bambini l'hanno proprio chiesto, ce le metterò. A proposito di questa situazione che chiamiamo sempre disperata, ricordiamoci che non c'è disperazione, c'è, come dire, indignazione, c'è rabbia, rabbia violentissima sicuramente, ma non c'è disperazione, te ne accorgi anche dalle risate dei bambini, che in molti casi sono assolutamente traumatizzati da quello che hanno vissuto, e però nonostante questo loro essere traumatizzati, anche loro, anche i bimbi insomma più traumatizzati, quelli che hanno perso magari padre, madre, qualche fratello e così via, anche loro sono in grado di ridere. E questa risata non è certo quella che seppellirà l'assediante, assolutamente no, come dicevamo molti anni fa, una risata vi seppellirà, è stato un sogno, ma insomma non è successo. Non seppellirà l'assediante, ma sicuramente seppellisce il suo senso di onnipotenza. Ciao, Grazie Patrizia. Buonanotte buonanotte. a te. Ciao, ciao.